Pietro, stazione di Milano, i classici polli da borseggiare. Oggi ci faremo borseggiare. Zaino più borsa, più tasche grandi, belle cariche, di soldi. Ce lo sappiamo. Metro di là. Adesso prendiamo la metro che è dove ti borseggiano di più. I più bersagliati sono i gruppi di persone, perché essendo tanti basta che uno si avvicina così, basta che il canalmente scruscia, capito? Sei un borseggiatore? Ho appena assistito alla scena. Ah, già racconta il video di Alanzo. All'anzo hanno rapinato, cioè hanno rubato una persona. C'era una vecchietta alla porta, appena si è chiusa la porta, sta ragazza ha preso il portafoglio, poi un ragazzo ha provato a tenere la porta aperta per farla uscire e alla fine si è chiusa e gli ha preso il portafoglio. Appena adesso proprio. No, Batman e Robin, io faccio Batman che sono più grosso. E io? E fai Batgirl. Sfruttano pure il fatto che le persone non sanno dove devono andare e mentre sei confuso perché ti devi orientare che fanno il lavoro. C'è loro nella nerd sa tutto. Ma la criminale funziona, mica come quella di Roma è sotto le linee. Cosa un po'? Parla da tutti. Perché forse già dice, mi fanno molto più cuore. Anche perché Milano è più facoltosa a livello di soldi, c'è una borseggiatrice che ruba nella tasca un milanese e mediamente trova più soldi che a Roma. Parecchia sicurezza? Cosa? C'è parecchia sicurezza. Oh, quelli della sicurezza hanno detto i boss quando vanno lì. Dobbiamo andare in Simone San Donato. Fallo di rubare, noi ce l'abbiamo. Hai lo zaino aperto? Vediamo. Cosa sapevo? Lui è giudicato. È stato un carcere per più anni lui. No. Ma è uscito, ha cambiato vita e ammazza solo i controllori. Ciao, ragazzi. Ciao. Ma cosa sapevo adesso? Noi facciamo mettere su YouTube e facciamo anche il paio di Boxe e cucci. Ma sapevo che è giovane, ragazzi. Dov'è Peppino? Vanno fermato e non sapevate come far vedere che avevate pagato col banco. Che banco? Paga tutto regolare, fortuna c'è un autocicalone. Oh, finalmente pure noi con le borseggiatrici. Noi abbiamo scelto. Però, ho capito il video, manca a farsi rubare. Io vado a mettere il zaino davanti. Oddio, mi hanno rubato il portafoglio. Attenzione, borseggiatrici. Stanno girando il sangue di Totò Peppino a Milano. Attenzione, borseggiatrici. Poi ci stanno questi zingari che rubano sui cose. Sì, ma adesso abbiamo visto che sono proprio famiglie interne, perché poi sono piccati un ragazzo. Quella incinta che fa finta che si mette là per terra, quello che ruba l'altra parte, così. Però li beccano qua, li fermano. Poi li beccano, li fermano, li portano fuori. Però poi quelli li cominciano, quando non li possono fare niente. Entrano, no? Sono intervenute le forze dell'ordine in maniera massiccia per una persona che stava derubando di venerdì sera una straniera. Guarda lì che copertura che c'è, enorme. Ma già prima l'avevamo vista. Sì, pure sopra. Ovviamente adesso lo stanno a bloccare, una situazione abbastanza delicata, perché poi credo che quello abbia usato anche violenza per togliere il portafoglio, quello che ho capito. Perché diceva una signora, vada a sporgere anche denuncia, perché c'è anche la parte di forza nei confronti poi di una donna. Canta di
Buon lavoro, bravo, bravo, ciao, buona serata. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. C'è dove dei rom che rubano. Infatti l'hanno riconosciuti, ok. Hai visto come erano vestiti che non davano slocchi? Ma roba dove? Ma minacciano pure, minacciano. Ah, ma quanto, quando è una stazione? Ma sono armati anche. Coltellini, sì, ce l'hanno le unghie così. No, si sono defilati, beh, visto come sono veloci. No, comunque è impressionante. Ma secondo me saranno rientrati. Ciao, piacere. Ciao. È vero che si rischia con le borseggiatrici, tanti che menano, fanno. Sono stati aggrediti personalmente in 2 anni e mezzo circa che lavoro con questo gruppo. Sono stato aggredito 7 volte dalle borseggiatrici, sia in modo aggressivo sia non. Tant'è che qua non si vede, ma alla luce, qua c'è una cicatrice di un borseggiatore che con la giacca, io ho già una ferita, però con la giacca me l'ha tirata sul polso e mi ha staccato una... Ma se c'hanno le giacche taglienti questi? Non lo so, ma... Aggressivi in che senso? Quindi botti, cazzotti? Io stavo disturbando le borseggiatrici con il mio gruppo. Andandomene dalla scala di centrale, proprio davanti alle macchinette, arriva sto zingaro che mi chiama, mi fa girati, con la giacca arriva e mi prende, perché mi sono protetto, mi ha preso sul... E tu non ti sei difeso? Io cosa posso fare in quella situazione? Non posso fare niente, perché metto le mani addosso ad uno zingaro, mi arriva il marito di una borseggiatrice che mi prende, mi ammazza, mi spara o fa quello che vuole. Come una, per esempio, uno dei nostri capi, diciamo, uno dei nostri amici, dei nostri colleghi è stato picchiato in metropolitana da una borseggiatrice e da un gruppo di borseggiatori. Invece maionese, sì, certo, sputano, che cosa sì, sputano, ketchup, tutto. Vabbè, però sono le borseggiatrici proprio... le becchi in metro, cioè... Il punto è che tipo, cioè, è più pericoloso tipo le zone centrali di Milano. Cioè finché stai nelle periferie, capito, può capitare anche qualcosa. È più raro, no? Perché alla fine, cioè, si sa che nelle periferie, cioè, è così e quindi magari la gente sta anche più tranquilla. Però il fatto è che poi nelle serate come queste, il venerdì sera, il sabato sera, poi le periferie si svuotano, quelli che fanno casino vengono qua e... Sì, quello che ti dicevo prima. Dobbiamo andare, secondo te, per trovare più marasmo? Via Gola. In fondo al Naviglio, però, cioè, nel senso, oltre è veramente ponte, peso. Vai dritto, dove c'è la ringhiera in fondo, che è un locale. Dopo c'è l'ultima volta me e delle mie amiche con la mia ex eravamo un gruppo di 6, 3 ragazzi e 3 ragazze e ci si sono avvicinati 2 ragazzi più grandi, probabilmente 24-25 anni, che ci hanno detto: "E ragazzi, venite con noi", iniziate ad importunare le ragazze con noi 3 di fianco, letteralmente, cioè neanche dire erano da soli, eravamo noi 3 di fianco e questi 2 si sono avvicinati. Comunque sì, giù di là c'è pure più persone, c'è, sì, dove sta, sì, tanta, sì, gente. Questa, no, è la zona bella. Qua è la zona tranquilla, diciamo, tranquilla. Tranne per l'altra volta, cioè quando è stato che c'è stato il Milan contro il PSG, è stato i tifosi, sì. Per i tifosi, verso di là, c'è lo schifo, sì, però oggi non c'ero. Sì, attraversate il ponte tutto dritto dopo la ringhiera, lo notate perché è grande come locale. C'è un altro ponte che viene dietro col macete, cioè l'altra volta hanno fermato uno che ha il macete nascosto nei pantaloni. Tanto li schivamo i macelli. Mica da. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.